2 milioni di visitatori sono i numeri a dare il senso dell'importanza che il centro commerciale Litz Gallery di Montesarchio si è conquistato nel suo primo anno di vita. Una grande scommessa imprenditoriale che ha visto praticamente una trasformazione profonda del settore commerciale in questa zona della Campania. E si tratta di una scommessa audace, ricordiamo infatti che è stata effettuata mentre imperversa una crisi economica di livello mondiale. Ma la valenza dell'investimento quindi è come se fosse doppia. Per tutti questi motivi Litz ha voluto organizzare una grande festa di compleanno per spegnere la prima candelina. Una festa dedicata alla propria clientela senza la quale giustamente il traguardo non sarebbe stato tagliato. E come tutti i compleanni che si rispettano non poteva mancare la torta. Ma dire semplicemente torta non rende bene il senso, in quanto si è trattato di una vera e propria montagna da ben 500 kg e non poteva essere che così, visto che ieri sono accorsi in tantissimi per fare gli auguri al centro commerciale. Tra gli altri una madrina di eccezione, l'attrice e cantante Serena Rossi, che smessi i panni di Carmen di Un posto al sole si sta giustamente conquistando un posto di grande importanza nel mondo artistico italiano, non dimenticando però la sua grande voce da cantante. Non potevo mancare, sono campana e essere qui a festeggiare questo primo anno di questo meraviglioso centro commerciale è un enorme piacere. Poi canterò anche delle canzoni, quindi mi metterò in gioco e spero che la gente che è qui gradirà. Come sempre. Ci dici qualcosa di quello che stai facendo adesso? Allora, adesso vedete con dei capelli assurdi che non sono i miei soliti, perché domani inizio le riprese di una nuova serie per Rai 1 con Elena Sofia Ricci, in cui interpreto una ragazza madre, così un po' difficile, quindi ho dovuto fare un taglio un po' più aggressivo, però io sono Ricci, quindi soffro a vedermi così, però va bene, per il lavoro questo si fa. E ho appena finito anche le riprese di una cosa con Gabriella Pession su Rai 1, in cui interpreto una escort. Di autorità. Sì, ho molti modelli a cui ispirarmi, diciamo. Però una escort buona che poi alla fine si sposerà, che mira, diciamo, all'amore e non solo ai soldi. La domanda che tutti mi faranno, se non te la faccio: tornerai Un posto al sole? Oh, perché lo volete sapere? Per il momento no, perché mi sono trasferita a Roma e ci sono tutti questi bei progetti che mi stanno impiegando, cioè impegnando veramente tantissimo, tante ore, tutti i giorni quasi, quindi non proprio fisicamente non riuscirei a farlo. Invece la tua carriera di cantante? E magari di cantante, ma in questo periodo sto facendo dei concerti, degli spettacoli e forse c'è anche in cantiere un secondo disco, però è un progetto ancora così nel cassetto, che forse aprirò presto, speriamo, poi ovviamente di farò sapere subito. Comunque non la trascuri questa carriera, perché sei bravissima, anche come cantante, non solo come attrice. Grazie, io ho iniziato cantando, facendo musical, ho fatto Scugnizzi, quindi il mio primo amore in realtà è quello. Ho fatto anche Malaria, mi suggeriscono che è un altro spettacolo sempre in teatro e spero di ritornare a cantare anche perché è un altro modo che ho per esprimermi. A parte Un posto al sole, abbiamo visto la protagonista di un lavoro con Montalbano, sei stata proprio brava. Perché il personaggio era davvero molto complicato. Sì, sì, era diverso completamente da me. Devo dire che è divertente anche per questo motivo il lavoro che faccio. Ti metti in gioco e vivi delle vite assurde, delle situazioni. E anche i capelli, è a me. Vabbè, meno male, no? Grazie. Ma il Litz, come ci ha detto il direttore del centro, per i propri clienti non ha organizzato solo questa grande festa. Tantissime sono le iniziative per accompagnare queste giornate di shopping natalizio, tante sorprese, ma soprattutto grande convenienza per essere vicini alle esigenze di tutti. E abbiamo condiviso questo progetto Litz Gallery con la famiglia Izzo, abbiamo accolto favorevolmente quando ci hanno chiamato a condividere, veramente un progetto importante. Ovviamente oggi ringraziamo loro innanzitutto, ma ringraziamo la clientela tutta che è
ci ha raggiunto giorno dopo giorno sempre in maniera più copiosa. Abbiamo raggiunto e superato i 2 milioni di visitatori, per cui veramente un traguardo molto molto importante. Direttore, un traguardo importante tagliato, ma chi fa questo mestiere, chi fa questo lavoro già pensa a domani, e oggi le sale del Lizz sono stracolme, sono già, si può dire che è già cominciato lo shopping natalizio. Che cosa propone questo centro commerciale così elegante alla propria clientela? Allora, lo shopping è già iniziato e continuerà per tutto il mese di dicembre, ma non si arresterà, quindi sarà senza soluzione di continuità. Abbiamo veramente tanto da offrire alla clientela tutta, non solo questo, anche molte attività di intrattenimento. A partire da domani ci sono delle attività di intrattenimento per i bambini, domani e dopodomani. Per non dimenticarci la serata dell'8 dicembre, e quindi ribadisco l'invito a tutta la clientela con i ditelo voi. Per quanto riguarda poi le altre attività molto importanti, c'è il 22 il concerto di Cristina D'Avena, per cui queste e tante altre manifestazioni aspettano tutta la clientela. Ecco. E invece per il 2011? Per il 2011 stiamo già programmando, abbiamo un piano di marketing in approvazione, per cui siamo pronti e sempre più attenti alle esigenze della clientela innanzitutto, ma anche a tutte le attività di intrattenimento per i clienti che giorno dopo giorno raggiungono il Lizz.